superati i problemi fisici, ha trovato continuità di prestazioni e prima di tornare al Genoa, società che ne detiene il cartellino, Federico Accornero vuole lasciare il segno dando il massimo nei playoff, perché la B è difficile ma non impossibile da raggiungere. L'obiettivo è vincere ovviamente e poi ci concentriamo sui playoff. Sì, ho trovato continuità dopo l'infortunio e adesso sto giocando bene e speriamo di continuare così. Ma mi porto dietro delle bellissime esperienze, delle bellissime amicizie soprattutto, e adesso vediamo come finirà, magari qualcos'altro. Ma adesso finiamo l'anno bene, poi tornerò al Genoa e vediamo. 25 presenze e 3 gol per il ventenne attaccante, che vuole stupire a partire da domenica, cioè da quando il Pescara affronterà in esterna la Fermana per riscattare la pesante sconfitta rimediata contro l'Ancona. Fischio d'inizio alle 20, Aloy indisponibile, ancora le prese con la forte contusione rimediata contro l'Olbia, potrebbe alzare bandiera bianca anche Pellacani, mentre Merola ci sarà, ed è questa la buona notizia per Cascione, che nei playoff si gioca la possibilità di restare in biancorosso la prossima stagione. Infine la squalifica di Squizzato, in campo dal primo minuto da Gasso.